Hanumanasana è la spaccata sagittale. Mi raccomando, per fare la spaccata allenate bene sia l'allungamento degli ischiocrurali, quindi la parte posteriore della gamba facendo i piegamenti in avanti con la gamba tesa, sia l'iliopsoas e il quadricipite per la gamba che va dietro. Una volta che avete allungato molto bene gli ischiocrurali e molto bene il quadricipite e l'iliopsoas, semplicemente andrete con le gambe tese, divaricate, più possibile cercherete di portare con la respirazione pian piano il bacino verso il pavimento, cercando di stare più possibile con la schiena dritta. Potete arrivare a mettere anche le mani al cuore in posizione preghiera. Non abbiate fretta per la posizione di Hanumanasana perché ci vuole veramente molto allenamento e sentite che la muscolatura si abitua piano piano, piano piano, piano piano alla posizione, allungatelo veramente con pazienza. E poi non tutti riescono a fare la posizione anche allenandola molto nel tempo, quindi non vi accanite sulla posizione, ricordatevi sempre che la pratica è una pratica che facciamo perché ci vogliamo bene, perché vogliamo migliorare la salute del corpo, quindi attenzione a non stirarvi i muscoli e a non farvi male.